Ciao ragazze, allora video improvviso perché non era previsto. Ecco, allora siccome però ho realizzato questo modulino qua, ho pensato che potesse piacervi e potesse farvi piacere anche il tutorial di questo modulino. Purtroppo la luce è quella che è, per cui i colori risultano del tutto sfalsati. Abbiamo questo Rivoli da 14 mm color ruby, i Bicono da 3 mm ruby e poi questa goccina qua presa da Louis Bijou. Allora, il materiale necessario per poter realizzare questo modulino qua in questa natura nuova, allora sono le Zoli Duo Rocaille 110 di due colorazioni. Io ne uso uno per fare l'incastonatura, l'altro per fare la chiusura sul retro. Rocaille 150, Bicono da 3 mm che potete benissimo sostituire con delle 80. La goccia, Zoli Duo l'ho detto, penso di sì, Monachella e niente, pochissimi materiali. Allora, preparo tutto e facciamo il tutorial. Allora, il primo passaggio da fare è quello di inserire sul nostro ago 6 Zoli Duo destra e 6 Zoli Duo sinistra, in questa maniera qui. Quindi, questa è una destra. Questa è una sinistra, allora il filo deve entrare sempre all'interno della parte più bombata, ecco, non dalla parte appuntita, ma dalla parte bombata. Dovete entrare. L'importante, allora, dovete mettere le Zoli Duo in questo verso, con la gobbetta rivolta sul fronte, quindi in questa maniera qua. Adesso chiudete a cerchio, fate subito il nodino senza ripassare all'interno, in quanto dovremo ripassare più volte all'interno di queste Zoli Duo, queste basse, per fare l'incastonatura. Allora, una volta chiuso a cerchio, noi ci troveremo in questa situazione e avremo le Zoli Duo, delle Zoli Duo con la base piatta sul davanti. Quindi noi cosa facciamo? Quelle con la base piatta le rivolgiamo in basso così e faranno parte della nostra incastonatura. Quindi le abbassiamo e fuorisciamo da uno dei fori bassi di queste Zoli Duo che noi andiamo ad abbassare. Allora, cosa facciamo noi adesso? Usciamo da questa Zoli Duo, prendiamo una 110 e rientriamo, quindi dobbiamo saltare la Zoli Duo successiva e dobbiamo abbassare quella successiva ancora dopo questa qui. E quindi poi si abbasserà da sola, poi si sistemerà il tutto, non fa niente, non vi preoccupate che il filo poi non si vedrà, almeno io l'altro orecchino poi l'ho fatto con il filo di nylon, non si vede niente, ma in teoria non dovrebbe vedersi neanche qua perché va a stringersi. Facciamo insieme questi passaggi che magari vedete come va a chiudersi. Un'altra 11 e ci inseriamo nell'altra Zoli Duo. Quasi quasi aveva il foro chiuso. Ammazzavo. Ecco qua. Il passaggio l'avete capito, spero. Cioè, bisogna soltanto passare all'interno del foro della Zoli Duo successiva, quella abbassata. Ecco qui. Ecco, poi con la telecamera davanti non è proprio semplice, semplice, però dai, possiamo farcela. Allora, una volta che abbiamo messo tutte le rocaille, guardate come si chiude bene il lavoro. Adesso ripassate anche ancora un paio di volte e poi salite sul foro superiore della Zoli Duo, sempre di quelle abbassate, sul foro superiore, quindi usciamo da qua. Allora, ecco qui come ci ritroviamo. Allora, adesso fuoriuscendo dal foro superiore di questa Zoli Duo bassa, dobbiamo inserire sul nostro ago 7 rocaille 110. 3, 4, 5, 6 e 7. Ed entrare all'interno dell'altra Zoli Duo, quindi giriamo il lavoro. Uscendo da questa Zoli Duo, rientriamo nella Zoli Duo.
successiva. Questo passaggio è un po' antipatico. Allora, le 11.0 dobbiamo sistemarle sul retro. Ecco, perché andranno a sarà la nostra incastonatura. Allora, ragazzi, è un caos. Nel frattempo mi si è spezzato il filo di nylon, c'è il Miyuki, per cui ve lo sconsiglio. Ecco, vi consiglio più che altro un filo monofilamento. Allora, praticamente adesso che cosa andiamo a fare? Inseriamo 7 rocaie 11.0, fuoriusciamo dalla Zoli 2, questa qua bassa, e rientriamo in questa Zoli 2, uguale 7 rocaie 11.0 e rientriamo in questa. Quindi per tutto il giro dobbiamo aggiungere 7 rocaie 11.0 e rientrare nella Zoli 2 successiva. Questa rappresenta la nostra incastonatura. Ecco qui, allora adesso fuoriusciamo dalla quarta delle sette appena inserite, prendiamo due rocaie 11.0 e ci inseriamo nella quarta rocaie delle sette successive. Ecco qua. E vedrete che il lavoro comincia a chiudersi. Facciamo questo passaggio per tutto il giro, dopodiché prendiamo il nostro rivoli da 14 mm, lo mettiamo giù e tiriamo tutto il lavoro e vedrete che il rivoli si incastonerà perfettamente. Allora, ecco qui che il nostro rivoli è perfettamente ingabbiato. Adesso, per l'ultima volta, ripassiamo all'interno di queste Zoli 2 basse. Inseriamo sul nostro ago 4 rocaille 15, 2, 4, e ci inseriamo sul foro alto della Zoli 2 successiva. Adesso ne inseriamo altre 4 e ci inseriamo nella Zoli 2 bassa, altre 4 nella Zoli 2 alta. Per tutto il giro facciamo questo lavoro. Ecco come ci ritroveremo. Adesso fuoriusciamo dalle 4 rocaille 15.0 appena inserite. Spero si veda. Mettiamo a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco per favore. Non ne vuole sapere oggi. Ecco qua. Allora, fuoriusciamo dalle 4, prendiamo 7 rocaille 15 e ci inseriamo nelle 3, solo nelle 3 delle 4 successive. Adesso inseriamo sul nostro ago una 15, un bicono da 3 mm e una 15. E ci inseriamo, saltiamo la prima delle 4 ed entriamo nelle 3. 3. Ecco qua. E dobbiamo fare questi due passaggi, naturalmente poi aggiusto, per tutto il giro. Quindi sopra ogni Zoli 2, 7 rocaille 15.0, tra una Zoli 2 e l'altra, fuoriuscendo sempre dalla terza e dalla terza rocaia delle 4, inseriamo una 15, un bicono e una 15, entriamo saltando la prima nelle 3 delle 4 successive. Ecco qua. Allora, il prossimo passaggio da fare è quello di fuoriuscire dal bicono. Inserire sul lago 7 rocaille 15 ed inserirci nella rocaia 11.0 dell'incastonatura. Pian pianino. Ecco qua. E vedete come andrà a sistemarsi. Altre 7 rocaille 15. 2, 6, 7 e ci inseriamo nel bicono successivo.
e dobbiamo fare questi due passaggi per tutto il giro. Ecco qua. Allora, l'ultimo passaggio è quello di inserire la nostra goccia, quindi fuoriusciamo dalla settima rocaille 15-0, quindi dalla rocaille di punta, inseriamo sul nostro ago due rocaille 15, un bicono da 3 mm, la nostra gocciolina. Ecco qua. E altre 3 rocaille 15. 1, 2 e 3. Rientriamo all'interno della goccia. E anche del bicono, volato tutto. Inseriamo altre 2 rocaille 15 e ci inseriamo nella rocaille dalla quale siamo partiti, dall'altra parte però. Vediamo se riesco a inquadrare bene il tutto. Cosa ho fatto? Un attimo che si è annodato il filo. Ecco qua che ho inserito la goccia. Adesso ripasserò all'interno dell'ultimo giro, metterò qui l'anellino con il mio perno e l'orecchino è terminato. Ecco qui ragazze, l'orecchino è terminato. Spero di essere stata chiara nei passaggi, anche perché non è stato facilissimo fare questo tutorial perché ho dovuto ricominciare due volte perché mi si è rotto il filo e diciamo che anche i passaggi non sono proprio molto semplici e niente, però l'orecchino mi piace tanto, è semplice. È compatto, molto carino. Non è, con i colori che ho utilizzato sembra una stella di Natale, ma secondo me facendola con dei colori più estivi, primaverili, è spettacolare. Più di questo. E niente, ragazze, vi saluto, un bacione a tutte e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!